Benvenuti o bentornati su Creazioni Digitali per un nuovo appuntamento dedicato interamente ad Adobe Firefly, l'intelligenza artificiale integrata all'interno di Photoshop. Al momento l'ultima versione rilasciata è la 25.12.0. L'intelligenza artificiale di Adobe è fruibile anche attraverso il web, ma ne parleremo in un altro video già in produzione. Oggi scopriremo come funziona all'interno di Photoshop, dove è possibile attraverso l'intelligenza artificiale non solo generare nuove immagini, ma anche cancellare parti o soggetti, e creare sfondi, contenuti, allargare immagini con l'espansione generativa. Clicchiamo quindi su un nuovo file per aprire un nuovo documento. Lo impostiamo a 2048x2048 300 dpi. Le dimensioni massime sono queste in pixel, o meglio, è possibile che impostare un documento più grande, ma in fase di lavorazione le generazioni risulteranno sgranate. Clicchiamo quindi su Crea e abbiamo il nostro documento. Subito dopo clicchiamo sulla barra degli strumenti a sinistra per aprire Genera immagini. E il pannello di generazione si apre e ci troviamo di fronte a questa schermata con una serie di miniature. Sono le immagini che sono a disposizione, che sono state già generate e possono essere remixate. A sinistra nella casella di testo compare il prompt utilizzato per creare l'immagine che man mano selezioniamo a destra. Per generare l'immagine di questa signora, ad esempio, donna anziana in piedi sulla spiaggia, guarda il tramonto, spiaggia deserta, colori caldi. E per generare l'immagine del mare è stato utilizzato onde dell'oceano blu che schizzano su un marmo bianco scintillante, fotorealistica, alta risoluzione. Quindi, diciamo, oltre a ciò che deve essere generato, viene aggiunto anche il contesto, eventualmente anche la posizione di scatto, la vista, eccetera eccetera. Sotto abbiamo caselle per la scelta di tipo di contenuto, se creare una foto artistica o una foto realistica. Ancora più sotto possiamo anche caricare un'immagine di riferimento fra quelle a destra, oppure caricarne una nostra, e sarà generata un'immagine in base a ciò che carichiamo. Mentre effetti, saranno generate delle immagini con gli effetti che sceglieremo dalla casella scorrimento a destra. Sopra ci sono tutti i menu con i vari tipi di effetti che potranno essere applicati. Immagini da generare sono davvero tantissimi, tantissimi stili, tantissime scelte, come ad esempio in stile acquerello, oppure in stile acrilico, o ancora a fresco. Creare delle immagini con le caratteristiche dei vari movimenti, oppure andare per temi e quindi scegliere fumetti, arte digitale. Proviamo a generare un'immagine: un vaso decorato con dentro delle rose rosse. Proviamo un prompt molto semplice, vediamo cosa viene fuori. Vogliamo una foto realistica e in più aggiungiamo gli effetti. Vediamo un po'. Mentre l'effetto 3D. Aspettiamo la generazione, che in genere non è immediata, ma prende un bel po' di tempo e impegna anche il computer. E finalmente ci ritroviamo le tre anteprime dell'immagine che abbiamo generato. Vediamo nel dettaglio. Questa è la prima, un bel vaso a calice con le foglie sovraesposte, un effetto luce. La seconda, un vaso diverso, bel riflesso sullo sfondo. Anche questa è molto bella, più rose rispetto alla prima. La terza, le rose un po' più ravvicinate. Anche il vaso è molto bella pure questa, sì. E devo dire che sono tutte e tre molto belle. Adesso diamo un'occhiata al pannello livelli, vediamo cosa è successo.
in fase di generazione Photoshop ha aggiunto un nuovo livello. Abbiamo il livello dell'immagine generata e il livello dello sfondo. Quindi le nuove generazioni vengono inserite all'interno di un nuovo livello dove potranno essere lavorate normalmente. Torniamo all'immagine generata. Nel pannello proprietà selezioniamo la terza miniatura, questa qui. Vorrei aggiungere del bianco per spezzare questo rosso delle rose e quindi provo ad aggiungere della gissofila, i fiorellini quelli bianchi che si usano per i bouquet. Nella casella di testo mantengo il prompt che avevo utilizzato prima, quindi un vaso decorato con dentro delle rose rosse e gissofila. Vediamo cosa succede. Genera e quindi attendiamo la generazione della nuova immagine. Vediamo un attimino, come al solito prende un po' di tempo. Ed eccole le tre nuove immagini generate, le troviamo sul pannello proprietà. Sono carine, hanno del bianco come ho chiesto, ma stravolto completamente l'immagine cambiando sia il contesto che il vaso, e non sono ciò che mi aspettavo. E quindi a questo punto seleziono di nuovo la foto, che è la foto generata che avevo scelto, e aggiungo un effetto. Cerchiamo qui un effetto cinematografico, è di nuovo la generazione e mi crea altre tre nuove anteprime. Sono ben dettagliati anche a livello di luci, di riflessi, di colore, anche se risultano un po' plasticose, probabilmente per l'effetto cinematografico che ho dato. Però ad esempio quest'ultima, la terza, è molto bella, e quindi io proverei a rigenerare cambiando lo stile e dando un effetto acrilico, come se fosse un dipinto in acrilico appunto. Attendiamo ancora il caricamento. Altre anteprime mi sembrano a prima vista ancora plasticose, però devo ammettere che è un miracolo ottenere delle immagini con un solo click. Vediamo cosa ha creato. Questa è la prima. Bello il contrasto fra il piano di appoggio e lo sfondo, e queste roselline sparse, ma se la guardiamo bene sulle foglie ha delle gocce di rosso, non va bene, e quindi questa è da scartare. La seconda sembra più interessante. Bello l'effetto acrilico sulle rose, anche sul vaso, le ombre, la differenza di luminosità fra destra e sinistra, l'ombra del vaso, i petali sul piano. Questa mi piace molto. Vediamo anche la terza. Questa sembra molto artefatta, molto plasticosa, i petali sono deformati, e quindi scelgo la seconda foto, la seconda generazione. Unisco i due livelli, tasto destro, unisci visibili. Adesso proveremo l'espansione generativa, che ci permette di allargare le dimensioni di un'immagine. È una funzione molto utile quando si ha l'esigenza di cambiare le proporzioni di una foto, quindi tagliarla diversamente, o di ampliarne il campo visivo. Io adesso voglio mantenere le proporzioni, però voglio crearmi dello spazio perché voglio inserire altri oggetti nel contesto. Per cui attivo la taglierina, estendo il perimetro della foto, la posiziono, clicco su genera, stavolta dalla barra del menu contestuale. Come tutti gli altri pannelli, si apre dal menu finestra. Attendiamo quindi la generazione, otteniamo altre tre anteprime con le nuove dimensioni della nostra foto precedente. Differiscono un po' per luminosità. Sì, questa ha qualche sfumatura di rosso sullo sfondo. La seconda è un po' più chiara in basso, alla base del vaso, mentre la terza è un po' più scura con lo sfondo più omogeneo. Scelgo la seconda e attivo lo strumento lazzo, e sto usando in questo modo lo strumento generativo riempitivo in base al contenuto. Traccio una selezione e do il comando aggiungi dei petali. Parte la generazione, così aggiunge dei petali nell'area delimitata dalla mia selezione. Voglio ripetere l'operazione creando un gradiolo all'interno
del mouse. Traccio quindi un'altra selezione, do la riga di comando e adesso attendiamo la generazione, vediamo come si comporta. Alla fine spunta un bocciolo che non è sicuramente quello che avevo chiesto, però tutto sommato non ci sta male, quindi ce lo teniamo. Ma vediamo cosa succede nel pannello livelli. Ho aggiunto il livello mascherato, così come tutti gli altri oggetti che abbiamo generato. Io ci sto prendendo gusto e quindi adesso provo a generare un'orchidea. Attivo quindi di nuovo il lasso e traccio una selezione nel punto esatto dove voglio la mia orchidea. Ma io non voglio un'orchidea qualunque, io voglio la cristata, voglio proprio lei. E quindi lo scrivo all'interno della riga di comando. E anche stavolta non ci siamo capiti. E sputano tre anteprime, l'una mi mostra una coccinella, non so che attinenza abbia, e nell'altra un'ulteriore rosa. La coccinella fra l'altro è anche molto bella, ma il contesto. Le mordere non fa parte del mio carattere, per cui ritento, aggiusto il prompt, aggiungo orchidea bianca. Vediamo se riusciamo a capirci. Genera e stavolta mi dà una bella, un bel fiore molto, diciamo, molto simile al fiore dell'orchidea che ho chiesto io. Non è uguale, però è molto molto bello. Stavolta sì, ce l'ha fatta. Mi crea tre anteprime, una piccolissima, l'altra è il tipo di orchidea più diffusa, ma io mantengo questa qua che somiglia alla cristata. Bene, adesso voglio completare questo quadro in acrilico inserendo un bicchiere d'acqua. Genera, anche qui tre anteprime, un calice che non è sicuramente un bicchiere di acqua ma un bicchiere, questa una forma indefinita, e un bicchiere. Tra l'altro da notare come le sfumature all'interno siano perfettamente adeguate alla luce della foto e prende gli stessi colori che ci sono sul vaso. Oltre al bicchiere adesso creeremo una tazzina da caffè. Genera e ci crea una normalissima tazzina da caffè, tre anteprime. Questa è molto bella, molto realistica, ma visto che io sono capricciosa non mi accontento, gliela faccio rigenerare. Tazzina da caffè in ceramica e ci crea questa tazzina in ceramica decorata, anche questa è un'altra tonalità, e questo è proprio quello che cercavo, un tocco di rosso in quella zona è proprio l'ideale. Però la tazzina non ce l'ha fatta, chissà perché, ha creato solo il piattino, e quindi adesso vediamo di mettere qualcosa dentro quel piattino, perché il piattino è carino. Effetto un'altra selezione e un nuovo prompt, chiedo di inserire delle more, lamponi e fragole. Genera e questi sono i frutti che ha generato, una sorta di melograno credo, delle fragole e poi del mais rosso probabilmente, ma vanno bene per dare un punto di colore, tocco finale alla nostra opera d'arte in acrilico. Diamo un'occhiata ai livelli, vediamo che tutte le generazioni che abbiamo creato sono state sistemate, ciascuna nel proprio livello, sotto forma di maschere di livello. Trascinando uno degli oggetti che abbiamo creato, ci accorgiamo che contiene alcuni pixel che mantengono il colore dello sfondo su cui è stato generato. Ma essendo maschere di livello, le possiamo trattare come tali. Duplicando, ad esempio, l'orchidea, attiviamo selezione soggetto, clicchiamo sulla maschera di livello, attiviamo il pennello e la possiamo lavorare con il bianco e il nero come tutte le altre maschere, e così ne posizioniamo un'altra sotto. E questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Per questo video ci fermiamo qui, abbiamo visto
l'intelligenza artificiale integrata all'interno di Photoshop, messa alla prova nella creazione di un'immagine realistica e di un'immagine artistica. Abbiamo generato degli oggetti. In uno dei prossimi video invece vedremo come se la cava nella creazione degli esseri viventi di persone e animali e altre funzionalità generative introdotte di recente. Ribadisco ancora, anche se l'ho fatto all'inizio del video, la versione standard all'ultimo rilascio, non ho usato volontariamente la versione beta. Fammi sapere se il video ti è piaciuto, se hai domande da fare lascia giù nei commenti. E anche per stavolta è tutto, ciao, alla prossima.